Avremo poi un bel video anche di Vittorio che oggi è lontano e non può esserci, però abbiamo qualche minuto suo, ma sapete che sabato sarà qua tutta la giornata per Biennale Milano, presentato da lui. Ho già fatto un po' di interviste, sono usciti un bel po' di articoli con Salvo Nunez, l'ideatore e l'organizzatore, e la seconda edizione. La prima è stata fatta uno spazio cittadini, è un'operazione al femminile, Silvana, perché ci sono più di 90 donne da tutto il mondo, da Israele alla Germania, dagli Stati Uniti al Sudafrica, dal Giappone all'Italia. L'arte spesso, quasi sempre, è maschilista. I più colti potranno citare qualche nome, come Tamara di Lempiccica o Frida Kahlo. Artemisia Gentileschi si può arrivare, però se ne ricordano molto poche. Sfido io a dire a qualsiasi di voi dei nomi di artisti maschi e tutto il mondo dell'arte: Picasso, Michelangelo, Raffaello, Dalì, Caravaggio. Dove vogliamo andare? È infinita. E perfino nelle artiste attuali donne, che oggi la dimensione dell'arte al femminile è molto più forte, se vi dico Vanessa Micro, Rino, fa fare silenzio là in fondo per favore, chi parla ad alta voce? Ha capito cosa ho detto? No, perché a volte non capiscono bene. Vanessa Bikroff è l'artista italiana più famosa all'estero e anche lei è alquanto bistrattata. Cioè è famosa all'estero ma in Italia meno. Questa è la testimonianza che proprio, grazie, è la testimonianza che proprio l'arte è maschilista in tutto. Certo, è un'operazione, un'idea non facile da mettere in atto, però abbiamo cercato di riunire quindi questi artisti da tutto il mondo, di vari generi, dalla pittura alla fotografia, alle videoarte, al disegno, alla scultura, come dicevo prima, e naturalmente alla pittura. Tutte le forme d'arte in Biennale Milano, presentato da Sgarbi. Sono 5 giorni di appuntamenti, ho alcuni dei protagonisti qua, e sono molto felice, la direttrice Silvana Giacobini, scrittrice e nota di loro giornali, il sociologo di fama mondiale Francesco Alberoni, chi non ha letto un suo libro, voglio dire, sull'amore. Pippo Franco, da mio nipote a mia nonna, credo che tutti lo conoscono per film, spettacoli, bagaglino, eccetera. E Veronica Ferretti, la responsabile del Museo Michelangelo Buonarroti di Firenze, e entrambi, il Alberto Tattanaggio, il direttore del Museo Modigliani, e l'amico Carlo Motta di Editoriale Mondadori. Ovviamente se ti invitiamo ancora di più non ci stavamo assolutamente. Detto questo,